Ciao, sono Marco Di Bartolo e oggi ti darò qualche consiglio. Anzi, per essere più preciso, 5 consigli su come poter vendere casa tua alle migliori condizioni. Il primo consiglio è richiedere una valutazione professionale. La prima cosa da cui partire è certamente stabilire un reale valore dell'immobile da vendere. Per questo è importante chiedere una valutazione a un professionista, in modo che la casa sia messa sul mercato subito in modo incredibile. Non c'è niente di peggio, infatti, in un immobile che continua a calare di prezzo nel tempo. Questo non fa una buona impressione e tende ad allontanare i potenziali acquirenti. Il secondo consiglio che ti do è di preparare casa tua per la vendita. Sappiamo bene che casa tua è bellissima, è piena di ricordi e rispecchia tutta la tua personalità. Tieni però presente che l'acquisto di una casa è fortemente guidato dalle emozioni. Per questo è fondamentale che il cliente che la verrà a visitare la senta da subito sua. Per questo motivo ti consiglio di affidarti a un professionista dell'home staging che valorizzi al meglio la tua casa mettendone in luce le potenzialità in modo che i clienti in visita ne percepiscano il valore. Il terzo consiglio che ti do è di raccontare casa tua con foto e video. Un intervento di valorizzazione immobiliare realizzato da un professionista termina necessariamente con un servizio fotografico professionale e un video emozionale. Basta con questi scatti sbilenchi, poco luminosi o sfocati, perché non rendono giustizia a casa tua. Evita il fai da te e rivolgiti a un professionista specializzato in foto e video per l'immobile. In questo modo la tua casa sarà raccontata nel migliore dei modi ai potenziali acquirenti prima ancora che abbiano il piacere di visitarla. Il quarto consiglio che ti do è di curare l'annuncio immobiliare. Pubblica l'annuncio su portali di prima importanza e abbi cura che tutte le informazioni date siano corrette. Specifica per esempio quanto misura la superficie, quante stanze ha, che piano si trova, che tipo di riscaldamento c'è e così via. Ricordati però di non tralasciare anche le informazioni meno piacevoli. Specifica per esempio se nella palazzina manca l'ascensore o se nella palazzina manca il portiere. Dare informazioni corrette e complete servirà a preparare l'acquirente alla visita, in modo che sia consapevole di quello che andrà a visitare. Il quinto consiglio che ti do è di curare le visite con i potenziali acquirenti. Prima di accettare in casa i tuoi potenziali acquirenti, assicurati innanzitutto di poterlo fare in modo sicuro. Ti consigliamo di chiedere le generalità a chi apri la porta in modo da evitare spiacevoli sorprese. Conosci benissimo casa tua, ma per chi viene a visitarla per la prima volta può essere difficile orientarsi, specialmente se è molto grande o ha una forma molto complessa. In questo caso considera che potrebbe essere utile lasciare ai visitatori una planimetria. Puoi richiederla tranquillamente a un professionista, un geometra, un architetto che sia. Come ti sarai reso conto, sono moltissime le cose da tenere ben presente per proporre al meglio casa tua sul mercato. Per questo potrebbe esserti molto d'aiuto affidarti a un professionista del settore che ti guidi in una compravendita serena. Noi di Vale Immobiliare ci occuperemo di tutti gli aspetti della vendita di casa tua, ti aiuteremo a reperire tutta la documentazione necessaria, valorizzeremo la tua casa con un progetto di home staging e la racconteremo con foto e video bellissimi. Poi scriveremo un annuncio efficace e accattivante e ci occuperemo di tutelarti in tutte le fasi della vendita, fino al rogito notarile. Affidati a noi per vendere casa velocemente, in sicurezza e al miglior prezzo che il mercato può offrirti in questo momento. Un ringraziamento va alla mia collega Paola Scarica per la realizzazione di questo video. Vale Immobiliare, diamo valore alla tua casa.